Viappi è fatta di persone, di lavoro, di sacrifici e siamo con la dottoressa che ha creato il percorso della Viappia accompagnando i comuni di Mesagne e di Latiano verso questo grande traguardo. Intanto grazie dottoressa, ma ci può raccontare un po' di retroscena? Diciamo sì, tanti retroscena, perché è stato un percorso articolato, anche se non lungo, con tanti soggetti, con tante persone, quindi mi fa piacere essere qui oggi a Pestum in Regione Campania, ma incontrare gli amici di Latiano e di Mesagne, perché deve diventare tutta una grande famiglia. Beh, è un percorso che è cominciato in maniera quasi casuale, nel senso che era arrivata una richiesta, una delle tante, al Ministero, e io ho chiesto, mi è stato fatto chiesto un appunto, io ho chiesto al Ministro di poter fare una candidatura promossa dal Ministero e di poterla coordinare e avere mano libera su tutto. L'hanno fatto e in un anno e mezzo abbiamo avuto una candidatura. Mamma mia, e la Viappia divenuta sito UNESCO accende un potente faro sui territori, è una grande opportunità. È una grande opportunità, ma un'opportunità che deve essere colta in maniera seria, perché come si accendono i fari oggi si spengono. Certo. Quindi i territori devono essere pronti a non solo diciamo, essere reattivi rispetto a tutta una serie di cose che bisogna fare, che l'UNESCO ci chiede, che sono sicuramente essere più attivi nella tutela, nella salvaguardia dei territori, nella conservazione, eccetera, ma anche riuscire a far sì che il riconoscimento UNESCO porti dei benefici. E oggi appunto a Pestum parleremo di questo con i comuni della regione Campania, in cui abbiamo avuto già degli incontri, adesso mano a mano ci stiamo muovendo con tutti quanti gli altri comuni, insomma dovremmo arrivare adesso, spero che il prossimo incontro che faremo credo a Santa Maria Capua Vetere, tutti i comuni dell'Appia siano riuniti per parlare insieme di come governare questa grande macchina che sarà la Viappia, più di 900 km strada. Grazie, Mesagne ci sarà, vero? Certo, certo. E Latiano? Mesagne e Latiano ci sono insieme, sempre in prima fila. Assolutamente. Grazie. Grazie a lei.